Benvenuto al corso intermedio 3 del laboratorio musicale Varini. La forza di questo corso intermedio 3 è quello di aver riunito i corsi di chitarra classica, acustica ed elettrica. Dopo i tre corsi base, corso base 1, 2, 3, in cui l'allievo ha potuto studiare parallelamente la chitarra elettrica, acustica, classica, oltre al corso di teoria, solfeggio, armonia ed air training, nei corsi intermedio 1 e intermedio 2 abbiamo analizzato le diverse tecniche specifiche per ciascuno strumento. Arrivati a questo punto, il corso intermedio 3, che si colloca all'inizio di un terzo anno, riunisce tutti i concetti appresi e in un unico corso fa affrontare le difficoltà alla chitarra elettrica, acustica e classica. Gli studenti di ciascun corso metteranno in pratica le nozioni apprese fin qui guardando le video lezioni che potranno essere realizzate con diversi tipi di chitarre. La grande forza sarà che, a prescindere dallo strumento scelto, lo studente sarà portato ad avere un diverso punto di vista e di approccio, in un momento importantissimo della formazione per quanto riguarda lo stile e le scelte musicali. Come per tutti i corsi del laboratorio musicale Varini, è previsto l'invio di un elaborato di fine corso, ma in questo caso a metà percorso, dopo circa 3 mesi di studi, dopo la Unit 10, è previsto invece l'invio di un elaborato di metà corso. Questo permetterà a noi docenti di verificare che il percorso fatto dall'allievo sia in linea con il percorso didattico. Lo studente dovrà inviarci un elaborato video, noi lo visioneremo e lo consiglieremo su eventuali argomenti da sistemare. Oltre agli argomenti studiati fino a questo corso, ci sono nuove nozioni che vengono introdotte e soprattutto in questo corso c'è tanto, tanto, tanto da suonare. Affronteremo il blues e lo shuffle blues sia per l'accompagnamento che per gli assoli. Applicheremo in diverse tonalità, su diversi generi musicali e su tante basi le pentatoniche maggiori, minori, utilizzando anche la blue note. Impareremo le ritmiche con la percussione per poter accompagnare efficacemente. Dal punto di vista tecnico, approfondiremo lo studio del legato con molti esercizi su hammer-on e pull-off. Applicheremo poi la tecnica del legato anche alle pentatoniche per creare dei lick molto utilizzabili durante gli assoli. Studieremo il basso continuo, suonandolo sia solo con le dita della mano destra, sia con la tecnica plettrodita. Metteremo insieme la tecnica del legato e del basso continuo all'interno di arpeggi. Continueremo il discorso intrapreso su intermedio 2 lavorando su triadi e rivolti. In questo modo lavoreremo sull'ottimizzazione della tastiera. Scopriremo gli accordi di nona, sia da un punto di vista teorico che pratico, e li andremo ad inserire in giri armonici che vanno dallo stile blues al pop al latin. Dopo tanto lavoro svolto sull'ottimizzazione, sulla visualizzazione in verticale e in posizione, lavoreremo sulle pentatoniche e smanicamento per utilizzare tutta la tastiera in modo molto efficace. Lavoreremo sui double stops applicati alla scala maggiore e alle scale pentatoniche. Scopriremo poi l'utilizzo del capotasto, sdoganando la diceria che chi utilizza il capotasto è chi non è in grado di eseguire il barré. E quindi scopriremo importantissime sonorità utilissime per i chitarristi. Il corso ha una durata di 6 mesi, all'interno dei quali lo studente metterà in pratica concetti nuovi e anche quelli appresi nei corsi precedenti, e alla fine arriverà all'esame di fine corso intermedio 3. Ci vediamo sul Laboratorio Musicale Varini.